Ed eccoci qua pronti con il 5 di marzo, almanacco oroscopo, tra un po' arrivano tutti e 12 segni, San Adriano oggi, poi compleanni, un grandissimo cantautore, era nato proprio oggi nel 43, Lucio Battisti. Salutiamo poi una conduttrice televisiva, una showgirl, l'attrice Giorgia Palmas, nata il 5 marzo del 1982. La fortuna sta arrivando, il proverbio ci ricorda che con i se e con i ma la storia non si fa. Ariete, parlate chiaramente delle vostre aspettative. Anche se le vostre parole potrebbero creare tensioni negli altri, non preoccupatevene e cercate di fare valere la vostra volontà. Siete particolarmente agguerriti, anche perché il sole è nella vostra costellazione. Toro, inutile cercare conferme almeno per ora, non vi verranno date e probabilmente vi chiederanno di fare di più rispetto al solito. Se studiate, preparatevi in maniera molto accurata per sentirvi all'altezza della situazione. Se lavorate, cercate di organizzarvi meglio per snellire i tempi. Gemelli, il vostro bisogno di sentirvi al centro dell'attenzione oggi potrebbe andare incontro a una grossa delusione. Pare che il resto del mondo sia troppo indaffarato per fermarsi ad ascoltarvi e allora evitate di insistere con certi atteggiamenti. Cancro, un incontro oggi potrebbe assumere caratteristiche sentimentali inaspettate. Non permettete che sciocchi pettegolezzi possano interferire nel vostro rapporto. Sarà opportuno quindi non farne parola con nessuno per non destare invidie nel vostro ambiente. Leone, una vacanza che da tempo desideravate potrebbe essere oggi programmata. Niente di particolare magari, ma solo la possibilità di passeggiare tenendovi per mano con la persona che amate. Riscoprire le vostre emozioni vi aiuterà a sciogliere ogni intima tensione. Vergine, vi sembrerà che quella persona, appena conosciuta, abbia solo voglia di esservi rivale. Ponete la massima attenzione a quel che dite e non lasciatevi andare a nessuna confidenza. Potrebbe esserci del vero in ciò che temete, ma comunque non drammatizzate oltre misura. Bilancia. Il clima di tensione non vi abbandonerà molto facilmente, un po' perché avete la smania di fare tante cose e non vederne poi i risultati concreti vi riempie di rabbia e di insoddisfazione. Ma se riuscirete a procedere con calma, vedrete che molte situazioni si risolveranno. Scorpione, non è certo perdendo una battaglia che la vostra grinta potrà venire scalfita. E se nel corso della giornata qualcosa del genere accadrà, ricordatevi che presto ci potrebbe essere una brillante rivincita. Evitate di diventare arroganti o troppo sicuri di voi nel rapporto con gli altri. Sagittario, cari amici, sentite già il clima delle vacanze. È molto probabile che molti inizino a entrare nelle agenzie di viaggi per organizzare qualche breve fine settimana e buttare un occhio sul modo di trascorrere le prime giornate di primavera. La vostra voglia di evasione contagia anche la persona che amate. Capricorno, l'aria che tira nel corso della settimana risulta per voi molto congeniale. È fatta di momenti pacati, ma non noiosi, di iniziative che trovano immediato riscontro, di opportunità che vi permettono di vagliare con molta calma ogni cosa. Niente male quindi per tutti voi, siate però più determinati. Acquario, cari amici, ci dispiace segnalarvi momenti difficili, davvero critici. Purtroppo i transiti degli astri in generale pretendono da voi una crescita ad ogni livello e che vi piaccia o no dovrete percorrere strade che non saranno semplici o lineari. Dimostrerete a voi stessi la vostra forza. Pesci, vi sentite molto sereni e sicuri degli affetti che vi circondano. Avete avuto già nei giorni scorsi dimostrazione d'amore e simpatia e questo clima così caloroso che vi si stringe intorno continuerà ancora per tutta la settimana. Procede tutto bene quindi, vitalità in continuo aumento.